Ciao a tutti amici di Buddies, in questa puntata andrò a incontrare un tatuatore, ma che dico, non solo un tatuatore, un vero e proprio artista a tutto tondo. Sto parlando infatti di Massimo Gurnari. Oggi sono nel suo atelier dove parleremo di tutto il suo percorso che l'ha portato a diventare il Massimo Gurnari di oggi. Parleremo di quello che ha fatto, ma soprattutto di what's next nella sua carriera. Andiamo ad incontrarlo. Allora, Massimo Gurnari, tatuatore, artista, mi hanno detto graffiti, quindi volevo capire da te da dove arriva la tua ispirazione, cioè il tuo amore per l'arte da dove nasce esattamente? L'amore per l'arte nasce da subito, ho sempre fatto studi artistici. Finite le medie ho fatto liceo artistico, poi mi sono iscritto all'Accademia di Brera, per cui è una roba che va avanti da sempre. E cosa è partito prima? Cioè, come sei arrivato al mondo dei tatuaggi? Passando prima per i graffiti o hai fatto il giro al contrario? No, sono passato prima dai graffiti, poi dalla pittura e poi sono arrivato al tatuaggio. Ok, hai preso ispirazione da qualcuno? Qualcuno ti aveva detto che? O è partito tutto da te? Hai detto, boh, proviamo? Sono stati alcuni tatuatori che mi hanno spinto a fare questa cosa qua. Ero cliente, poi è subentrata l'amicizia, poi abbiamo cominciato a fare scambio merci, quindi tatuaggio quadro, tatuaggio disegno e poi mi hanno spinto. Cioè, quindi tu influencer prima dell'influencer, che scambiavi una cosa per un'altra, il famoso supplied by dovrebbe essere adesso. Sì. Cioè, quindi tu praticamente... Come dici tu. Esatto, benissimo. Quindi tu praticamente dipingevi e prima di tutto facevi cose su commissione oppure no, carta bianca, tu con i quadri e loro sulla tua pelle, com'è che funzionava? Così. Loro sceglievano da quello che avevo già pronto e io più o meno facevo quello che mi facevano loro. Così, cioè a scatola chiusa? Più o meno, dai, no, ora non proprio. Okay. Quando hai iniziato ad approcciarti col mondo del tatuaggio seriamente e come hai fatto all'inizio? Col tatuaggio nel 2009. All'inizio stavo negli studi di tatuaggi, guardavo, cercavo di apprendere come si faceva prima. E poi come hai fatto a buttarti tu? Ho cominciato a fare gli amici a casa. Quindi sei comprato la macchinetta? Sì. Colori? Sì. Ti hai messo lì? Cellophane? Sì. Crema? Sì, è iniziato sì. Primi disegni quali sono stati? Ma i primi disegni, vabbè, mi rifacevo molto al tradizionale, che comunque è uno stile con cui partivano un po' tutti, e poi dopo poco ho trovato la mia strada. Come hai fatto? Gusto. Forse la mia fortuna era che arrivavo dal mondo della pittura, per cui avevo un mio gusto estetico. E quindi hai seguito semplicemente il tuo? Sì. E non hai preso ispirazione da nessun altro? Perché so che tra i tatuatori c'è anche un po' quella roba lì, ma lui mi copia, lui fa le robe come le mie. In realtà no, perché io faccio un genere di tatuaggio che si rifà all'incisione del 500, quindi tatuatori all'epoca c'erano pochi. Ok, penso che sia anche uno sbattimento abbastanza grosso. Beh, se lo fai in maniera un po' più seria, a parte ricercare solo immagini su internet, sì, un po' più uno sbattimento. Quindi anche copiarti, diciamo che deve essere uno che ha proprio una gran voglia. Ma c'è tanta gente volenterosa. Sì. Ti è mai capitato di trovare qualcosa o che qualcuno ti mandasse una foto dicendo Madonna Massimo, ma che bello questo pezzo, e tu diresti guarda, no, non è mio? Sì, tantissime volte. E come la prendi in quel caso lì? Cioè, contatti la persona e gli dici guarda che hai pisciato fuori dal vaso? Sì. Perché è comunque una copia, è come fare una copia di un quadro, è comunque un fake. Alla fine puoi chiamare ispirazione a quello che vuoi, però alla fine è proprio una copia di una roba. L'ispirazione è una cosa, la copia è un'altra. Ok, quindi quando si ispirano a te, com'è il... dato che io sono ancora ferma a disegnare il cavallo tipo così, due gambe e la criniera fatta in questo modo, nessuno mai mi ha copiato nel fare delle cose artistiche perché non ne ho la capacità, però tu riesci a distinguere, cioè fino a dove arriva l'ispirazione e poi diventa copia fatta proprio sotto al naso? Allora, l'ispirazione la vedi perché ci sono alcuni elementi che magari possono essere simili,
ma rimane ispirazione perché tu stesso non ti inventi niente. Quindi diciamo l'alfabeto è comune, quando poi la composizione del disegno è uguale, quella è una copia. Cioè ti è capitato proprio di vedere dei tuoi disegni? A voglia. Non fatti da te? A voglia. E poi tu hai detto a questa persona, cioè tu contatti il tatuatore o il soggetto? No, io di solito ho sempre beccato tramite segnalazioni di altri i clienti, mai i tatuatori. Ok. E il cliente si è sempre giustificato che ero troppo lontano, X, ed ero troppo costoso, senza mai avermi chiesto niente. Ah certo, tu dici, sul dubbio. Di default, sì. Quindi diciamo che la vicinanza e la questione economica fa scegliere loro di farsi fare un tatuaggio finto piuttosto che magari aspettare anche un po' di più, perché c'è anche tu hai una waiting list molto lunga. Normale. Quindi diciamo non puoi neanche, dico, normale. Non puoi neanche dare la colpa all'attesa, perché cioè me lo volevo fare tantissimo e quindi dovevo aspettare, aveva una waiting list di 5 anni e quindi no, è tranquilla che nessuno c'ha più una waiting list di 5 anni. Stiamo sfatando dei miti sul sì, fidati. Quindi quando lo dicono è per fare il cool? Guarda, si contano solo di due mani. Nel mondo? No, nel nostro piccolo. Nel nostro piccolo, Italia. Benissimo. Sì. Però casomai è meglio aspettare che andare a farsene fare uno finto. Ma poi va bene uguale, nel senso, fa anche ridere. Cioè almeno tu lo vedi, ti fa una risata e dici vabbè, sono stato di ispirazione anche stavolta. Tanto, bene cosa così. Devi fare? Ah no, niente, non glielo puoi cancellare. No. Sarà sempre comunque un fake, comunque sì. Una copia. A proposito di ispirazione, invece tu al momento hai i tuoi buddies, cioè quelli che sono le tue ispirazioni, dei mentori, delle persone, dei personaggi a cui ti ispiri? Sì, tutti morti. Tutti morti? Quindi non possiamo neanche salutarli perché non ci stanno seguendo da casa? Benissimo. E chi sono? Se si possono dire, sennò poi ti facciamo copiare anche i mentori, poi uno sbattimento anche. Ma tutti, dal disegno del 500, artisti del 500, Durer è una grande ispirazione, tutti artisti sono andati da qualche anno oramai. Vabbè, grazie comunque per il vostro apporto artistico. Quindi mondo tatuaggio, tu ovviamente ancora tatui, però parallelamente c'è anche il mondo dell'arte, del dipinto, delle tele. Fai combaciare tutte e due le cose, ti dedichi di più a una cosa e poi all'altra, vai a periodi? A periodi. Dividi le due cose? No, camminano sempre parallelamente, però ad esempio in questo periodo mi sto dedicando molto di più alla pittura. Ok. Che rimarrà sempre il primo amore. Primo amore rispetto ai tatuaggi? Cioè, la voglia, sì. Quindi pittura, primo amore? Ma io nasco pittore, io ho iniziato professionalmente, il mio lavoro è stato solo fare il pittore per un tot di anni. Ok. Quindi quella. Quindi pittura, poi sono arrivati i graffiti, poi sono arrivati i tatuaggi? Graffiti, pittura, tatuaggi. I graffiti non guadagni niente. È una roba che fai così tanto per. Sì, ma fai ancora qualcosa? No. No? Smesso, chiuso, buttato via le bombolette? Sì. Quello sì. Mentre? Il graffiti è particolare, a un certo punto o ne fai un lavoro o veramente c'è quella fotta lì che devi dipingere. Ma io non c'ho più voglia né di prendere il freddo, né di puzzare, né di inalare. Di inalare niente, cose. Niente, non c'ho più voglia. E per quanto tempo hai fatto graffiti? Graffiti l'ho fatto, ho iniziato nel 95, ma relativamente poco, credo forse 2002-2003, una roba del genere. E che tag avevi tu? Micro. Ma c'è ancora in giro qualcosa? No, è impossibile. No? È stato cancellato tutto o no, qualcun altro? No, ho sempre preferito situazioni legali, non ero uno che andava a imbrattare in giro tanto, sono sempre stato vecchio dentro. Educato? No, vecchio dentro. Educato no, vecchio educato dentro, no, vecchio dentro sì. Quindi muro legale, stai lì e ti fai il pomeriggio. Quindi sereno. Impossibile trovare sì, ormai hai foto ormai sì. Però ormai di originali. E anche quelle scarseggiano tra un trasloco e l'altro quando si facevano ancora le foto. Ti ricordi quando si stampavano le foto? Sì, tanti anni fa. Quindi sono perse.
Quindi graffiti, ciao, abbiamo chiuso questa parentesi, l'arte invece continua. È cambiato ovviamente il tuo lavoro da quando hai iniziato fino ad adesso, anche quello che dicevi, io regalavo i miei dipinti ai tatuatori, loro regalavano a me i loro tatuaggi. Adesso ti viene chiesto qualcosa in particolare, dico come opere, c'è qualcosa a cui tu dici no in assoluto? No, io non lavoro mai su commissione, quindi non ho questo problema. Quando dipingo sì, per i fatti miei. Tu hai un archivio da cui diciamo un acquirente può guardare quello che fa? Sì, ho un sito online, quindi la gente può guardare lì. Ti è mai stato chiesto di fare qualcosa cercando di convincerti assolutamente un soggetto, qualcosa e tu hai detto ragazzi no neanche per tutto l'oro del mondo? No, né nella pittura né nel tatuaggio, se no è no. Però è vero, educato no, però vecchio dentro sì, se no è no. Vabbè, tanto, cioè, ad esempio, per quanto riguarda il tatuaggio ci sono 80 milioni di tatuatori. Che fanno tra 80 milioni. Legali e illegali. Ma perché devi stressare la vita a me? Vai certo. A aiutare qualcun altro. Se io dico no, questo, è no. Per esempio, so che a te piace tantissimo fare stelline iniziali, giusto? Proprio il tuo tipo qui, qua dietro. Mi piace fare infiniti però. Ti piace molto? Qua magari sul braccio? No, li nascondo dentro i miei disegni. Questo è vero? Sì, messaggi è vero. Subliminali? Sì, è vero. Ma la persona lo sa? Lo vede. Lo vede. Però quello mi piace, mi diverte molto. L'infinito è un grande segno matematico. Certo, una bella cosa. Cioè, poi vabbè, è diventato quello che è, però quello mi piace. È diventato quello che è, inflazionato come i pazzi proprio. Sì. Però mi diverte molto. E quando una persona prende appuntamento da te, ti chiede già qualcosa tipo ho visto questo tatuaggio che hai fatto, sì, me lo puoi fare così? E tu dici guarda uguale no? Sulla falsariga sì, o la maggior parte delle volte di solito hanno un'idea o un concetto da esprimere. E quindi tu lo interpreti ovviamente. Sì. A parte questo, a parte l'arte, adesso tu con cosa dipingi, su cosa dipingi, stai testando qualcosa, hai fatto qualche scoperta recente? Scoperte non se ne fanno più. Fine? Sì. Un po' come gli artisti a cui... Ma credo, grosse scoperte non ne fai più. No, sto lavorando tanto su carta perché è un media veloce, poco costoso, per cui puoi anche fare esperimenti e ci sta. Tele, ma ancora, quello sì. E poi mi diverto a fare altro, intervenire su oggetti già in uso piuttosto che... Tipo? Tipo oggetti, non lo so, che compro anche in giro, non lo so. Adesso... Oggetti a caso? Interessanti, su cui lavorare. Recentemente ho lavorato col pirografo su dei modelli per fare scarpe su misura, qualsiasi cosa. Allora, modelli per fare scarpe su misura sono praticamente dei piedini. Sì, in legno. Dei piedi di legno. Sì, sì. Come mai ti è venuta questa cosa così? Per caso ne hai trovato uno sì. E hai pensato, lo dipingo. Sì. Ed è partita questa cosa. Ma quanti ne hai fatti? No, adesso ne ho fatti due. Il primo esperimento lo feci nel 2013. Poi è tornata dopo, così casualmente, e ho ripetuto. È bello il racconto che ha un oggetto del genere, perché comunque un professionista usa questi modelli qua per anni. E rimangono sempre quelli, quindi tu vedi i segni, i chiodi, i punti in cui è stata riparata, per cui è bello quello in realtà. Quindi la storia che c'è dietro. Quello è il fatto che sia comunque un tramite per un oggetto che poi verrà indossato da altrettante persone, quindi cioè, è un po', non so, continuare a dar vita con la stessa cosa. Quanti ne hai fatti fino ad adesso? Due, tre. E sono in vendita? Questi sono di una tua collezione personale e non si toccano? No, io vendo tutto, anche le mutande di mia madre mi vendo. Tu vendi tutto, qualsiasi cosa? Non mi interessa niente, sì. Quindi non hai qualche opera che dirai questa mi dispiace ma resterà per ho sempre con me? Ho pochissima roba d'archivio, pochissima. A cui tieni così tanto da dire no? Perché hai paura che magari il prossimo proprietario non la apprezzi come la apprezzi tu? No, molte volte è rimasta impacchettata e l'ho dimenticata. Ah, così. Se no l'avrei venduto anche quello. Che tu hai fatto, cioè questo proprio per Buddy Bank, per Buddies. Come l'hai realizzato? Hai disegnato prima matita sì, e poi sì. Ah, ok. Sì. E cosa hai usato per fare questo? Questo qua adesso in questo periodo sto lavorando tanto su carta, su formati più piccoli, questo è un po' più grosso.
E solitamente sono tecniche miste, quindi acrilico, acquerello e matita. Ok. Cioè, quindi anche questo qua è acquerello, quello sopra? Acrilico e acquerello. Acrilico e acquerello. Sì. Ok. Sì, sì. Quanto ci hai messo a farlo? Tra ieri e oggi, una giornata totale, insomma. Bello comunque, bellissimo, che pazienza che hai, devo dire. Se non hai pazienza a fare queste cose... No, certo. Ho capito fino a dove sei arrivato, ma invece what's next nella carriera di Massimo Gurnari? Non lo so. Non lo sai? Cioè, tu non sei uno che progetta, mi sembra di capire. Progetto di lavorare. Certo, sì, però non è che progetti in tot anni vorrei fare questo, oppure ho in mente tanto, il mese tanto prossimo. Ma non ha funzionato questa cosa qua, quindi non... Ma quindi hai cercato di darti delle scadenze, di progettare delle cose? Ma in campo artistico non ci sono scadenze, quali sono le scadenze? Ma non so, magari entro i tot anni vorrei fare, non lo so, una cosa, invece no. No. No, quando ero in accademia avevo progettato che se avessi fatto una personale in una galleria grossa, ma grossa, tipo MoMA, roba del genere, mi sarei tagliato il dito mignolo durante l'inaugurazione, però non è avvenuto, quindi. Beh, a questo punto fortunatamente mi sento di dire. Però era figo, eh. Per me l'importante è continuare a lavorare. Cioè, sai, se dovessi essere obbligato a non poter far più niente, ok, allora un attimo due conti me li faccio. Ma finché faccio quello che mi pare. Allora te la chiudo così. Se Massimo Gurnari non fosse diventato il Massimo Gurnari di adesso, quindi non fosse riuscito a seguire la propria passione, che cosa avrebbe fatto? Non so, l'homeless. Così, non hai... Cioè, il sogno di quando eri piccolo? Questo era. Era questo? Io ho fatto il primo concorso di pittura che ero in seconda media. Ok, ragazzi, allora abbiamo un vincitore. Massimo Gurnari ha realizzato il suo sogno, quindi piano B non ce l'hai avuto piano B. Ho realizzato di fare quello che volevo fare. Okay. Poi se tu parli di mire o certi traguardi, boh, non lo so, non ho particolari traguardi. Hai avuto il piano B a un certo punto? No. Mai? Ma no, perché tanto facendo quello che mi pare non ho particolari vincoli. Nel senso, dove mi sento di spostarmi, mi sposto. Nel 2009 era il momento di tatuare e ho iniziato a tatuare. Non rendo conto a nessuno. È questo che la gente fa fatica a capire in Italia. Che se fai più di una cosa è come se dedicassi meno tempo a qualcosa. Ma non è così. Quindi si possono fare anche più cose e farle bene. Pazzesco. Ma oddio, poi questo lo devono dire gli altri. Io ne faccio più che posso al meglio che posso. Poi dipende dalle altre persone. Grazie Massimo, grazie mille. Grazie a te. A questo punto, che dire, ti auguro tutte le cose che vuoi fare nel futuro, però con i tuoi tempi, Non è che vengo qui a dire entro un tot di anni. Sono ancora giovanissimo. Voglia di farvi un tatuaggio, che dire ragazzi, siete veramente la community che ci meritiamo. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale di Buddy Bank su YouTube per non perdervi nessun episodio di Buddies.